Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento. Oggi parliamo di ETF. Io ho il piacere di avere con noi, anzi ringrazio per la disponibilità a accogliere l'invito a essere presente per parlare della società, ma soprattutto per parlare nei dettagli tecnici di un prodotto particolare. Dopo vi anticipiamo qua, dopo vi spiegheremo quale. Dicevo, ringrazio Clino Papa che è qui con noi a rappresentare di WSX Trackers. Quindi ti cedo subito la parola per i saluti di rito, ma già ti lancio di fatto la prima domanda, se vogliamo. Chi è DWS, chi è Xtrackers? E se puoi raccontarci un po' la vostra storia, quelli che sono i servizi che offrite, sia lato retail, quindi piccolo risparmiatore, sia lato consulente, private, consulente finanziario indipendente. Il taglio che vorrei dare oggi al webinar è quello, un doppio binario, diciamo così, cioè ragionare sia lato piccolo risparmiatore, investitore, che lato professional, consulente. A te, Clino. Ah, una piccola parentesi, noi siamo in diretta, ovviamente io e Clino ci siamo sentiti nei giorni scorsi, abbiamo pianificato una serie di argomenti, gli ho passato una serie di domande che avrei voluto porgergli, ma ovviamente potete interagire, c'è una chat, potete postare le domande, io e Clino le leggiamo e quindi è un'interazione, quello che avete da chiedere lo potete chiedere. Ok, a te Clino. Ciao Gabriele, anzitutto grazie mille per l'invito, è veramente un piacere essere qui e ringrazio tutte le persone che sono live in questo momento e che poi avranno anche l'occasione di rivedere eventualmente in un secondo momento. Ci tengo a sottolineare anch'io, Gabriele, come detto, che questi tipi di intervento piace farli in maniera interattivi, quindi se avete domande anche su argomenti non necessariamente totalmente collegati al prodotto e alla strategia che andremo un po' a esaminare, sentitevi liberissimi di farle. Se poi non riusciremo a rispondere a tutte le domande, potremo chiaramente fare un focus anche in un secondo momento. Tornando alla tua domanda introduttiva, chi è DWS e chi è Xtrackers? DWS è una società di gestione di risparmio a livello globale, una società che gestisce oltre 800 miliardi di masse ed è l'asset management del gruppo Deutsche Bank. Quindi è una realtà legata ad uno dei più grandi gruppi mondiali a livello globale. Un aspetto importante a considerare è che pur facendo parte del gruppo Deutsche Bank, dal 2008 DWS ha una sua autonomia, una sua forma di indipendenza, in quanto è quotata su quella che è la borsa tedesca di Xetra, quindi è quotata su Francoforte. Offriamo servizi per tutte le categorie di investitori, in quanto abbiamo competenze diversificate nella gestione attiva con i nostri fondi DWS, nella gestione alternativa di asset e anche liquidi, ma anche in quella che è la gestione passiva, e in particolare per il pubblico che ci sta guardando gli ETF. Proprio in questo ambito si colloca la mia figura, perché io da sono 7 anni che mi occupo della distribuzione di ETF Xtrackers. Xtrackers è infatti il brand degli ETF per Deutsche Bank, per DWS, e deriva dalla parola X, che sta per exchange, quindi scambiati in borsa, e trackers, replicanti. Quando parliamo di servizi offerti anche all'investitore privato, soprattutto mettiamo chiaramente la nostra offerta di ETF, questo perché l'ETF è inizialmente nato come un prodotto probabilmente per l'investitore istituzionale ed è quello che è stato inizialmente il nostro focus, ma grazie anche alle economie di scala che si sono state raggiunte con quel tipo di investitore, ora è sempre più presente anche per quello che è il piccolo risparmiatore, per quello che è il consulente e così via. Cerchiamo di essere sempre più presenti su questi canali, sul canale del consulente, stiamo organizzando sempre più eventi, stiamo collaborando con diverse realtà, a partire anche con te, Gabriele, che chiaramente rappresenti questo invito, rappresenta per noi una grandissima occasione ed è un pubblico su cui vorremmo essere sempre più vicini. Come Xtrackers abbiamo ovviamente oltre 300 prodotti, di cui oltre 150 su borsa italiana, copriamo veramente tutte le asset class più diversificate e siamo anche, come poi vedremo più avanti, uno degli emittenti più innovativi nel lancio e nella definizione di quelle che sono le strategie. Perfetto, allora qualcuno lamentava un brusio probabilmente dettato dalla connessione. Allora, io direi se per te va bene di andare subito al punto. Noi oggi vi ho chiesto questo incontro, no, per parlare di uno dei vostri prodotti, uno forse dei prodotti di punta, perlomeno
dal mio punto di vista, un prodotto assolutamente interessante, tant'è che se ne è parlato parecchio all'interno del mio gruppo Facebook, altre domande mi sono giunte in privato, ma vedo che anche da altre parti sui forum è un prodotto spesso citato. Mi riferisco al prodotto, all'ETF, che si chiama Xtrackers Portfolio, che esiste in due versioni, no? Quella d'accumulo dei proventi e quella, come si chiama, distribuzione dei proventi. Qui andando al punto centrale, giusto per andare proprio subito al punto, provi a descriverci nel dettaglio quelle che sono le caratteristiche di questo prodotto. Certo, allora se mi va Magari di lo mettiamo scrivere. anche in sfondo. Adesso qui abbiamo in sfondo Sì? l'home del sito, io qui avevo già preparato anche la scheda prodotto, eccola qui, vedete qui trovate il codice ISIN del prodotto, dopo facciamo vedere tutti gli altri dati. Questo è il nome commerciale del prodotto Xtrackers Portfolio. Dimmi tu. Esatto. Esatto, credo che già dal nome si cerca di descrivere quella che è la filosofia base di questo prodotto, di Strackers Portfolio, ovvero quello di poter dare accesso tramite l'acquisto di una sola quota ad un portafoglio diversificato di ETF, che siano sia ETF azionari che obbligazionari. Quindi si tratta di un ETF di ETF multi-asset che, come menzionato Gabriele, esiste in due versioni. C'è questa versione che stiamo osservando nel nostro sito web, che è l'Xtrackers Portfolio, il prodotto principe, quello che è stato lanciato nel 2008, che è un fondo flessibile che prevede una componente azionaria che può arrivare fino al 70% ed un minimo del 30%. Storicamente si attesta intorno al 55%, come vedremo in seguito. E poi abbiamo una seconda versione, che è stata lanciata qualche anno dopo, che prevede invece un limite sulla componente azionaria del 30% e che distribuisce anche quindi un dividendo, che ha un obiettivo leggermente diverso rispetto al portfolio, che non è soltanto finalizzata alla crescita del capitale, ma più a una conservazione del capitale, cercando di garantire anche quello che è un flusso cedolare abbastanza costante. Quello che caratterizza questo prodotto e che lo rende ancora un unicum su quello che è il mercato italiano e non solo, è la filosofia di investimento. Perché dico questo? Perché l'ETF Portfolio è un ETF che è stato lanciato nel 2008 in collaborazione con l'agente per l'allocazione, che è la società Index Capital GmbH, che è presidiata da un matematico, il dottor Beck, che è estremamente conosciuto in Germania. Questo matematico nel 2008 aveva un obiettivo, che era quello di dare implementazione pratica ad una serie di studi accademici che dimostravano come i mercati, è vero che sono efficienti, però esistono ancora una serie di fonti di rischio sistematico che nel lungo periodo sono in grado di generare una serie di extra rendimenti. Che significa questo? Significa che il dottor Beck partiva dal presupposto che, per come erano concepiti i fondi attivi 10-15 anni fa, quando il prodotto è stato lanciato, e probabilmente molti di questi fondi non erano in grado di sovraperformare il mercato, perché c'era l'idea di un gestore che con le sue conoscenze, con le sue capacità, con le informazioni che interpretava, fosse in grado in qualche modo di battere questi mercati. Il dottor Beck non credeva in questo tipo di approccio, non che sia sbagliato, ma non era il suo approccio, ma allo stesso tempo pensava anche che sostanzialmente un portafoglio alternativo basato soltanto su fondi passivi, su ETF, con pesi costanti e con indici a capitalizzazione in mercato, non potesse sfruttare al massimo tutti quelli che sono i benefici degli studi che fino a quel momento erano stati fatti. Allora, collaborando con noi, il dottor Beck è riuscito a mettere in piedi questa strategia che si contraddistingue quindi per una selezione ETF che non sono soltanto a capitalizzazione in mercato, ma vengono, poi lo vedremo più nel dettaglio, selezionati anche ETF cosiddetti smart beta, ETF quindi che cercano di pesare i titoli non soltanto sulla base di quanto sono capitalizzati o di quanto debito emettono, ma anche guardando ad altri fattori che appunto vengono rimunerati nel tempo. E poi l'altra caratteristica è che è un fondo flessibile. Quella che è l'allocazione tra azionario e obbligazionario non è tenuta fissa, ma può variare nel tempo, secondo alcune metriche, che permettono quindi di sfruttare al massimo sia i benefici dell'asset allocation, sia la possibilità di creare un extra rendimento basato su evidenza empirica anche in mercati efficienti. Ok, quindi giusto un attimo per sintetizzare un attimo quello che abbiamo detto, giusto per essere compresi, no, anche dalla famosa casalinga di Voghera, no, dalla persona che magari sta iniziando a muovere i primi passi sui mercati finanziari. Quindi tecnicamente si tratta di un ETF che acquista al suo interno degli altri ETF, quindi è stato definito ETF di ETF. Gli ETF che possono essere acquistati, quindi che di fatto fanno parte del paniere generale
L'ETF sono sia azionari che obbligazionari, per cui è stato definito multi-asset, perché investe contemporaneamente su entrambe le asset class, cioè azionario e obbligazionario. E nel definire i pesi di azioni e di obbligazioni, le quote non sono fisse, cioè ad esempio 50-50, l'esempio classico 60-40, ma questa percentuale di azionario oppure di obbligazionario viene gestita in modo attivo tramite una strategia, no? Che hai definito dal dottor Beck, se mi ricordo bene, no? Esatto. Corretto, Dottor Beck. ok, perfetto. Questo è giusto per dire. Quindi questo era per dare l'idea. In chat c'era una domanda di Alessandro che diceva: vorrei capire se il costo totale del prodotto è il TER oppure c'è, come dire, il doppio TER, cioè c'è il TER dell'ETF compreso nel paniere e poi il TER del prodotto finale. No, questa è una domanda molto importante perché poi sappiamo quando parliamo di ETF. Uno degli aspetti più importanti che hanno permesso a questo prodotto di avere questa presa sul pubblico è proprio il fatto di tenere contenuti i costi. Posso confermare che in questo caso i costi sono inclusi nel TER, quindi non c'è un doppio livello di commissioni e il TER che vediamo in questo caso di 0,70% all'anno include già quello che è il TER degli ETF sottostanti. Una premessa, magari poi la approfondiremo in seguito, è che ovviamente parliamo di un prodotto che ha una commissione quindi più alta rispetto a quelli che sono ETF tradizionali, ma questa commissione più alta è giustificabile in due modi. Uno, includendo il TER degli ETF sottostanti, questi ETF sottostanti hanno generalmente un TER più alto rispetto a quello degli indici a capitalizzazione tradizionali. Poi faremo qualche esempio, ma si parla di indici appunto che cercano di non guardare soltanto a quelle che sono le aziende più grandi in un determinato mercato, quindi non hanno soltanto l'obiettivo di rappresentare il mercato azionario americano, per esempio. E secondo, questa gestione attiva in qualche modo deve essere remunerata, perché deve essere pagata la ricerca, devono essere pagati i dati, devono essere pagati i modelli che vengono utilizzati da questo comitato di investimento. Quindi sì, confermo che sono inclusi già le commissioni di prodotti sottostanti e che è un tre un po' più alto del solito, ma vedremo ci sono dei motivi per questo tempo, poi entreremo un po' più nel dettaglio. Perfetto, dopo entriamo nel dettaglio. Una curiosità mia è in realtà, è stato il primo ETF a gestione attiva o uno dei primi comunque a essere quotato su borsa italiana? Questo te lo chiedo perché ne parlavo un paio di settimane fa di questo prodotto e di altri prodotti a gestione attiva con Andrea Gennai, giornalista sulle 24 ore, ci siamo sentiti al telefono per un'intervista e mi sono spinto a dire che questo era uno dei primi, però in realtà poi mi è venuto il dubbio, ho detto la cosa giusta, quindi mi è venuto in mente adesso di chiederti confermo o meno. Hai detto benissimo, Gabriele, è stato il primo ETF quotato su Borsa Italiana a gestione attiva nel 2008, parlo del portfolio, quindi la prima versione, perché poi Portfolio Income ha seguito qualche anno dopo. E, la gestione attiva, secondo me, quando parliamo di ETF, poi può essere concepita in modi differenti. Questo è molto importante perché un aspetto da sottolineare è che l'ETF è un veicolo, è un wrapper, Corretto. che è nato e si è diffuso. Parlando di gestione passiva, perché chiaramente permette, proprio per come è strutturato, per il fatto che è negoziato in borsa, per il fatto che ha dei costi di gestione molto contenuti, per l'efficienza di negoziazione, permette chiaramente di dare un rapido e super efficiente accesso a quelli che sono i mercati principali. Però idealmente l'ETF può essere utilizzato anche per fare altre cose, pur nel rispetto di tutti quelli che sono i requisiti della normativa e delle caratteristiche. E nell'ambito di gestione attiva bisogna poi riconoscere anche diverse categorie di ETF. Perché ci sono ETF a gestione attiva che sono comunque ETF verticali, che scelgono ad esempio uno specifico mercato, come può essere quello dei bond sostenibili, quindi dei bond che vengono emessi da società per finanziare certi progetti di sostenibilità, ma rimangono ancorati a questo. Ma poi ci sono ETF come il nostro, che cercano di interpretare questo essere attivo su diversi livelli. Mi spiego meglio, entrando un po' più nel dettaglio della strategia del prodotto, con degli esempi concreti, questa gestione attiva, abbiamo menzionato, si basa su due livelli. Il primo livello sta nella selezione dell'universo investibile, che significa nella selezione di quelli che sono i prodotti eleggibili per essere investibili nel prodotto. Capire, stai entrando nel dettaglio di come è costruita la strategia, ho capito bene? Esattamente, perché siamo rimasti sulla filosofia, però ci tenevo anche Ok, concretamente a no, dire che assolutamente, cosa fa il è una domanda comitato. che ti avrei fatto, quindi mi hai anticipato, vai.
Ah, perfetto, ottimo. Ci tenevo a sottolinearlo perché il primo livello è la selezione quindi dei prodotti in cui questo ETF può investire. Prodotti sotto indici, abbiamo detto, non investi soltanto in indici a capitalizzazione di mercato come potrebbe essere il FTSE MIB, come potrebbe essere l'S&P 500, come potrebbe essere l'Eurostock 50, ma va a identificare dei sottoindici che cercano di attribuire un peso importante ad alcune caratteristiche, come può essere la qualità degli utili. Che cosa significa? Significa che la ricerca empirica sostiene che quando si va a selezionare quelle società che hanno un'elevata qualità di utili, queste società sul lungo periodo tendono a sovraperformare il mercato perché questa caratteristica viene premiata. Cosa significa? Significa che potrebbe essere selezionato all'interno del prodotto un ETF quality che non guarda soltanto a quanti utili un'azienda è in grado di generare, ma guarda anche alla qualità di questi utili, quindi quanto questi utili siano variabili, quanto la società sia indebitata, perché magari riesce ad ottenere utili da un punto di vista speculativo, aumentando anche quello che è il livello di indebitamento, e quindi guarda tanti di questi fattori. Questo vale tanto per la parte azionaria che per la parte obbligazionaria. Nella parte obbligazionaria si possono andare a scegliere ETF che vogliono guardare, ad esempio, a quella che è la qualità del debito. Una caratteristica di quelli che sono gli indici tradizionali di mercato obbligazionario è che chiaramente, come l'azionario, vogliono rappresentare un mercato e quindi vanno a premiare sostanzialmente quelli che sono i paesi, se pensiamo a un indice cooperativo, che emette più debito. Questo approccio, soprattutto nel caso, ad esempio, dei paesi emergenti, può essere rischioso. Perché chiaramente non è detto che il paese emergente che rispetta comunque determinati requisiti e che emette più debito sia poi quello che effettivamente da un punto di vista delle performance riconosca qualche soddisfazione più all'investitore. Allora andremo a considerare ETF nell'ambito dei paesi emergenti che vanno a rivedere anche il metodo di selezione di questi paesi, cercando di premiare i paesi emergenti che magari hanno un miglior rapporto debito-PIL o che hanno maggiori tassi di crescita o che hanno un'inflazione minore. Quindi si cerca di guardare anche in quel caso alla qualità del debito. Quindi, in un primo livello, la gestione attiva sta nel selezionare l'universo investibile andando a cercare fattori e prodotti sotto indici che possono generare un extra rendimento nel lungo termine. Quindi non guardando solo alla capitalizzazione del mercato. Il secondo, una volta definito questo universo investibile, si cerca di determinare quella che è la pesa, quelli che sono i pesi tra questi diversi prodotti identificati. E anche tra le diverse asset class. Che significa? Significa che un gestore utilizzerà diversi indicatori quantitativi, come il famoso Cape di Shiller. Il professor Dottor Beck ha cominciato a utilizzare il Cape di Shiller, che è un indicatore che permette di capire se i mercati sono in bolla, perché guarda quelle che sono le valutazioni delle società. L'ha cominciato a utilizzare nel 2008, quando ancora Shiller non aveva vinto il premio Nobel. Nel 2013 Shiller su questo indicatore ha vinto il premio Nobel. E il Dottor Beck già lo utilizzava. Perché serve questo indicatore? Perché una delle capacità oppure degli obiettivi di questa strategia di investimento, ad esempio, è variare quella che è l'allocazione azionaria sulla base di quanto i mercati siano concepiti cari o meno, in maniera quindi anticiclica, perché molti fondi a gestione attiva hanno approcci quantitativi che, avendo un controllo sulla volatilità, fanno sì che quando i mercati scendano e la volatilità si rialza, tendenzialmente si deve diminuire la componente azionaria, proprio perché c'è un controllo sulla volatilità. In questo caso, per questo prodotto, non c'è un diretto controllo alla volatilità. La volatilità è più bassa, ovviamente, di indice azionario, perché parliamo di un prodotto multi-asset estremamente diversificato. Ma non essendoci un controllo, permette che in fasi, vedremo qualcosina in più nel dettaglio dopo, in fasi di forte correzione del mercato, se si pensa che questa correzione sia dovuta anche a una questione di valutazione, il prodotto può aumentare la componente azionaria per beneficiare poi dell'effetto recovery, del rimbalzo di quelli che sono i mercati. E questo lo fa non soltanto a livello di asset class, quindi tra azionario e obbligazionario, ma anche a livello di singoli attivi all'interno dei vari comparti. Quindi, ad esempio, nell'azionario in un certo momento può andare a valutare e vedere meglio quelli che sono gli indici emergenti, come è successo ad esempio dopo la crisi del 2007-2008, in cui quell'asset class ha subito una forte svalutazione non giustificata da alcuni fondamentali, e in quel momento, quindi, sempre con un orizzonte a lungo termine, il gestore, il comitato, aveva deciso di aumentare un po' il peso di quella classe di attivi.
so se è tutto chiaro, Perfetto, sì. Gabriele. Alla base quindi comunque c'è un criterio di Non ho selezione capito, eh. sul primo che sul secondo livello meccanica fondamentalmente, cioè meccanica intendo basata sulla matematica, sui numeri, non è un Non è oroscopo. campato in aria, no, no, non è discrezionale perché era proprio l'obiettivo del gestore. Il gestore voleva il comitato di investimento mettere a terra studi accademici che avevano dimostrato che certi indici potessero generare l'extra performance, ma che fino a quel momento non c'erano state vere e proprie strategie costruite in quel modo. Quindi lui sostanzialmente che fa? Lui continua ad analizzare sempre le serie storiche di vari sottosettori, di vari sottoindici, per capire fino a quando questi possono generare, ancora possono essere premiati dal mercato. E poi utilizza altri fattori quantitativi per capire se il mercato è in bolla, se è meno caro, se ci sono alcune classi di attivi che in questo momento cominciano ad essere più importanti. Quindi non è un approccio discrezionale. C'è un Ma comitato di magari investimento che si basa su dei... Sento un brusio di sottofondo, non so se lo senti anche tu. non so per quale motivo dei partecipanti da casa aperto. Allora adesso sto verificando adesso il volo. Mi è mai capitata questa cosa? Non so, forse ho sbagliato io qualche passaggio nel settaggio. Quindi probabilmente elementino questo. Ok, nel mentre ti chiedo un'informazione. Abbiamo parlato di multi-asset come concetto, quindi di azioni e di obbligazioni. È possibile andare a vedere la composizione, ad esempio, in questo momento e andarla a monitorare periodicamente? Certo, lo possiamo vedere su questa pagina già aperta da te, Gabriele, sulla pagina del prodotto. Sì. E come puoi vedere, a fianco all'informazione dell'ETF abbiamo una sezione sulle performance e una sezione sulle posizioni del fondo. Se clicchi sulla parte delle posizioni Aspetta, del perché stavo chiudendo fondo, degli audio. Dimmi, scusami, hai nella detto? sezione posizioni del fondo, sotto, a fianco a performance, Perfetto. Ok. allora, qui si trova lo spaccato. In generale è possibile vedere innanzitutto l'allocazione del fondo in questo momento, aggiornata al 2 maggio, ed è possibile vedere che in questo momento l'ETF è investito per il 55% in ETF azionari e per il 45% in obbligazionari. E si può vedere anche l'allocazione per valuta e fa vedere come l'ETF investe in questo momento circa il 66% in euro, in ETF obbligazionari euro. Ci tengo a sottolineare un'altra caratteristica del prodotto, un altro vincolo, perché è quella che la componente euro deve essere almeno al 50%. Perché abbiamo fatto questa scelta? Perché come filosofia del comitato di investimento, generalmente quello che è il rischio cambio degli ETF viene lasciato aperto. Non Ok, vengono questo utilizzati quelli che sono gli ETF con la copertura euro-hedged. Perché questo? È un tema che ha esaminato Gabriele con il mio collega Mauro anche in un altro video, perché il costo della copertura cioè perché la copertura ha un costo, che non è un costo determinato dalla commissione di gestione, ma è un costo di mercato. Perché per poter garantire il fatto che le fluttuazioni di cambio sostanzialmente siano neutralizzate, il gestore deve entrare in una serie di contratti derivati, di accordi, che hanno un costo che è determinato dal differenziale dei tassi di interesse tra la valuta locale, l'euro, e la valuta del paese verso cui ti vuoi proteggere. E storicamente questo costo annualizzato negli ultimi 10 anni è stato intorno al 2-2,5%. Esatto. Ora, quindi, come filosofia, il gestore preferisce tenere il rischio cambio aperto, proprio perché è molto difficile avere ragione e prevedere su orizzonti così lunghi in che direzione andranno il tasso di cambio Si e punta senza sulla riduzione dei costi, no? Cioè, il costo della copertura è un costo certo, mi erode sicuramente la performance esatto. e quindi perfetto. E non è un costo banale perché se parliamo del 2% all'anno, se hai un orizzonte temporale di 10 anni, significa che tu il 20% circa, semplificando, lo lasciamo per questo costo della copertura. E ci guadagni in questo caso, se pensiamo a un sottostante semplice in dollari, soltanto se il dollaro si fosse deprezzato di oltre il 20%, perché in quel caso allora la tua copertura avrebbe avuto un senso. Ma se il dollaro fa su e giù o comunque si deprezza di meno, è un costo che hai pagato non giustificato.
Quindi la filosofia del gestore è cercare di tenere ETF a cambio aperto. Ciò non esclude che in certe fasi può optare anche per la copertura, però storicamente è stato quasi minimo l'utilizzo di questi prodotti. Comunque, tornando all'allocazione del portafoglio, scendendo in basso si può vedere anche gli ETF in questo momento in cui sta investendo. Scusate. Perfetto. Allora, forse se andiamo sopra lo si vede anche in maniera un po' più chiara, perché ci sono due sezioni. Se saliamo un attimo sopra, perché chiaramente gli ETF anche a gestione attiva hanno un indice di riferimento. Ok, E se passo. sali ancora ulteriormente sopra, vediamo un po' se lo troviamo. Eccolo qua, che è un po' più, sono esattamente la stessa composizione, però un po' più chiara visivamente, Ok. perché sarebbe quella dell'indice che però è replicata all'ETF, quindi esattamente sono gli stessi ETF. Come possiamo notare, rappresenta quanto abbiamo visto nello spaccato a torto, ovvero un 55% circa in ETF azionari, un 45% in ETF obbligazionari. Se ci soffermiamo sulla parte degli ETF obbligazionari, per fare qualche esempio, è interessante considerare come i primi tre ETF, che hanno il peso più importante, parliamo di un peso di quasi il 30%, non sono ETF standard. Perché il primo lo vediamo l'Euro Corporate Bond Yield Plus, è un altro di quegli ETF Smart Beta di cui parlavo. Che cosa fa questo ETF? È un ETF che investe sempre in emissioni di società a basso rischio, le cosiddette investment grade, quindi non high yield, ma applica quello che è un approccio intelligente per la gestione dei cosiddetti fallen angel, ovvero quei titoli che subiscono un downgrade da investment grade a sub-investment grade. Nei classici indici passivi, questi titoli devono essere venduti perché chiaramente non rispettano più quello che è il requisito base, ovvero dell'essere investment grade. Che cosa succede però? L'evidenza empirica dimostra che questi titoli cominciano a perdere valore prima che questa svalutazione avviene, perché chiaramente il mercato anticipa le svalutazioni. Però dopo la svalutazione, generalmente un anno, 2 anni dopo, c'è un effetto recovery, data dalla stabilizzazione della situazione. Negli indici classici questo effetto recovery te lo perdi perché devi vendere immediatamente il rebilanciamento il titolo che chiaramente realizza la perdita. In un indice smart beta come questo, questi titoli possono essere tenuti, salvo che non abbiano ulteriori svalutazioni, ci sono comunque dei controlli chiaramente, possono essere tenuti per beneficiare di questo effetto recovery. E questo è un qualcosa che sul lungo periodo, perché l'ottica è sempre sul lungo periodo, tende a premiare. Lo stesso discorso di questo Emerging Market Bond Quality Weighted, che è quell'esempio che vi facevo, è un ETF obbligazionario su paesi emergenti, che però non va a pesare di più quelli che sono i paesi che emettono più debito. No, nei paesi emergenti che sono a maggior rischio rispetto ai paesi sviluppati, noi vogliamo guardare anche alla qualità del debito. E per questo il gestore preferisce questo ETF, che poi vi consiglio eventualmente senza rappresentare chiaramente una raccomandazione all'investimento, ma semplicemente per farvi un'idea delle performance di questo Smart Beta e andarvelo a vedere perché effettivamente sono molto interessanti rispetto a quello che è un indice tradizionale. Questo per far capire il concetto che, ok, è un ETF di ETF, però cerchiamo anche di fare un qualcosina in più. L'asset allocation è fondamentale, ma per noi è anche fondamentale selezionare quegli ETF che sul lungo termine riescono a creare un extra rendimento rispetto a un semplice indice di mercato, non semplice, ma rispetto a uno standard. Una ricerca di maggiore efficienza del prodotto, questo è il concetto. Esatto, perché quello che vogliamo fare è creare un portafoglio fai da te, quindi cercare di mettere tutte le componenti che un piccolo risparmiatore cerca in un portafoglio, però non sempre ha la competenza per costruire un portafoglio di questo tipo. E poi chiaramente potrebbe essere replicabile da un singolo investitore, però per poter investire in un portafoglio così diversificato bisogna avere anche un ammontare di capitale investibile tale da giustificare poi i costi di negoziazione e tutto il resto che Su questo vengono magari spalmati sul fondo. direi, perfetto. Questo magari Sì. direi di parlarne dopo, perché ho un paio di Tranquillo. domande anche sul proprio discorso di quale può essere il ruolo di questo
di questo ETF, di fatto di questa strategia in realtà, perché noi compriamo un ETF, ma in realtà stiamo comprando un portafoglio diversificato, no? In azioni e in obbligazioni che rappresentano che replicano una strategia. Ma ne parliamo dopo perché volevo un attimo introdurre qualche altra cosa. In genere, visto che stiamo parlando di asset allocation, di che cosa c'è dentro, la classica domanda che viene fatta, ma come mai non c'è anche l'oro? Allora, non c'è, allora, una precisazione in questo caso, perché nel caso del portfolio confermo che l'oro o le materie prime in generale non fanno parte dell'universo investibile. Nel caso del portfolio income, che è l'altro strumento, in passato il dottor Beck ha utilizzato anche strumenti sulle materie prime e sull'oro, anche se negli ultimi 5, 6, 7 anni, se non mi sbaglio, questi strumenti non sono stati più utilizzati. La risposta è dovuta al fatto che questi prodotti nascono con un orizzonte di lungo termine. E quello che si osserva è che molto spesso le materie prime sono cicliche come andamento e Assolutamente. quindi aiutano probabilmente le performance di un portafoglio, soprattutto se andiamo a ridurre un pochettino quello che è l'universo, l'orizzonte temporale. Quando invece si vuole creare un prodotto su lunghissimi orizzonti, quella che è la filosofia del gestore è non utilizzare materie prime, perché altre classi sono più interessanti in termini relativi, l'azionario e l'obbligazionario, perché sul lungo periodo, combinando queste due asset class, si riesce di fatto ad ottenere lo stesso beneficio di diversificazione che si avrebbe sulle materie prime, senza rinunciare però al rendimento che forse inserendo l'oro, che è un po' più ciclico, su orizzonti di 15-20 anni rischi di perdere. Quindi è un po' la natura ciclica che non si sposa con la filosofia del prodotto. Ok, ti chiedo una cosa sulla composizione, visto che ce l'abbiamo sempre sotto. Quando viene modificata la composizione, viene aggiornato il sito, ovviamente. Quindi quando uno arriva Certo. al sito è sempre aggiornato con la composizione del portafoglio, dell'ETF, scusami, in essere. Sì, la frequenza di aggiornamento è molto elevata, infatti possiamo vedere che l'ultimo dato disponibile è al secondo, il 2 maggio. Poi, ovviamente, è importante considerare che questo comitato di investimento, proprio per la filosofia in cui investe, tende a non toccare tante volte durante l'anno il portafoglio in termini di selezione prodotto e così via, proprio perché tutti questi aspetti di cui abbiamo parlato premiano, soprattutto se allarghiamo quello che è l'orizzonte temporale. E nel momento in cui un'asset class viene inserita, è perché dimostra che c'è un valore che può essere estrapolato. Questo comitato formalmente si riunisce 4 volte all'anno, una volta a trimestre. C'è la possibilità di riunirsi anche più volte, nel caso ci siano situazioni particolari di mercato che portano a dover rivedere le analisi che erano state fatte, anche se nella storia del prodotto penso sia successa una volta una cosa del genere. Quindi comunque l'approccio è un approccio di fare una selezione basata su dati, evidenze empiriche, e tendere a non modificare troppo spesso il portafoglio, proprio per non costringere l'investitore a incorrere a costi di negoziazione non necessari e non volendo appunto fare necessariamente market timing, ma è tutto molto basato sulla valutazione e la capacità di generare rendimento nel lungo termine. Ok, allora ti faccio un'altra domanda. Allora, gli ETF diciamo che sono diventati un prodotto famoso, stanno conquistando, continuano anno dopo anno a conquistare quote di mercato perché fondamentalmente hanno tantissimi prezzi. Tra uno dei principali prezzi, uno dei principali punti di forza c'è la replica passiva del sottostante di riferimento, no? In questo caso invece stiamo parlando di un prodotto a gestione attiva, quindi esce. È un ETF, ma non più a replica passiva, che era uno dei punti di forza, ma è diventato gestione attiva. Quindi c'è un aspetto che mi incuriosisce, no? La classica domanda è rispondi in modo trasparente, no? Quindi quali sono i pregi, i difetti di un ETF a gestione attiva? Quali sono i punti di forza o le criticità? Allora, per i punti di forza sono un po' tutti i temi di cui abbiamo trattato, perché si esce un po' dai confini di quella che è la gestione passiva e si inserisce la gestione attiva all'interno di un wrapper efficiente, di un veicolo efficiente come può essere l'ETF, rendendo quindi questa gestione accessibile a tutti gli investitori, perché gli ETF, e ricordiamo la differenza dei fondi attivi, hanno condizioni che sono uguali per tutte le categorie di investitore, dalla casalinga di Voghera che menzionavi al grosso fondo di investimento speculativo. Questo perché il TER è unico e non dipende da
quanti soldi investi. Le azioni non sono generalmente frazionabili, puoi comprare soltanto una quota, però con quell'unico vincolo le condizioni sono uguali per tutti. Quindi in questo modo si può inserire la gestione attiva all'interno di un veicolo che è l'ideale per un investitore privato, per un consulente, per tante categorie di investitori. Uscendo dalla gestione attiva, quindi si può provare a creare un qualcosa di diverso, come è stato il caso dell'ETF di ETF. Per tanti aspetti che abbiamo già, non voglio essere ripetitivo. Se vogliamo guardare a quelli che sono probabilmente i punti meno di forza di questo tipo di prodotto, sono chiaramente il fatto che ne abbiamo parlato, le commissioni sono un po' più alte degli ETF standard. Il TER. Perché, esatto, il TER 0,70 è un po' più alto. Abbiamo un S&P 500 che parte dallo 0,06% all'anno. È più alto, l'abbiamo detto, per vari motivi, perché dobbiamo in qualche modo pagare questa gestione attiva. E perché in questo caso noi non ci stiamo limitando, questo è importante a dirlo, a prendere un 10 ETF, dargli lo stesso peso e tenerlo costante. Perché quello, bene o male, è un qualcosa che anche un investitore meno esperto potrebbe fare selezionando un indice obbligazionario estremamente diversificato, un indice azionario. Ma qui c'è una mano di un gestore, un modello, che deve essere in qualche modo rimunerato. Ed è la logica un po' di tanti ETF a gestione attiva, che mediamente avranno un TER, una commissione di gestione più alta. In questo caso, è importante sottolinearlo, non è soltanto la commissione di gestione un po' più alta, ma potrebbe essere anche il costo della negoziazione, il cosiddetto costo implicito di un ETF. Non parlo tanto della commissione esplicita che viene richiesta dal broker, senza fare pubblicità a nessuno, su diretta tu puoi comprare un ETF a 5 euro, e a prescindere dalla tipologia di ETF, ma parliamo dello spread denaro lettera, che proprio per la struttura del prodotto che investe in un basket di 14 ETF può essere leggermente più largo rispetto al caso dell'S&P 500 che menzionavo prima. Non parliamo di cifre enormi. Se l'S&P 500 ha un costo di denaro lettera che è inferiore allo 0,10%, in questo caso potrebbe essere il doppio, il triplo. Ma comunque parliamo sempre di piccole, cioè numeri molto al di sotto del punto percentuale. Ricordiamo lo 0,50% su 1.000 euro investiti sono 5 euro, per dare una percezione dei costi. Però sicuramente è un punto sfavorevole degli ETF a gestione attiva. Un altro, secondo me, può essere concepito come la prevedibilità dell'ETF. Mi spiego. Gli ETF, ne hai menzionato anche tu, hanno avuto un grandissimo successo per la loro semplicità, per il fatto che replicando mercati, l'investitore poteva utilizzarli sapendo a priori che tipo di performance aspettarsi, con una totale trasparenza nella metodologia e in tutto il resto. Anche negli ETF a gestione attiva c'è trasparenza di metodologia e tutto il resto, però chiaramente è meno prevedibile l'andamento, proprio perché c'è dietro un comitato, un po' come succede per i fondi attivi. Questo è un punto di forza, ma anche un punto di svantaggio per chi è abituato a utilizzare gli ETF in un certo modo. Fermo restando che, come dicevamo prima, l'ETF è nato per la gestione passiva, ma è uno strumento che si sta evolvendo molto velocemente e ci saranno sempre più soluzioni innovative, diverse, su cui gli emittenti cercheranno anche di differenziarsi dagli altri. L'importante è l'investitore finale, o il consulente che deve capire che obiettivo di investimento ha, in che modo vuole utilizzare l'ETF. E questo Assolutamente. dipende un po'. Dopo ci arriviamo. Altre delle domande in scaletta. Allora, tra le varie cose che ti ho chiesto, no, per oggi, era se riuscivi a presentare un po' di numeri, no, diciamo così, quindi le performance del prodotto e quelle che sono le principali metriche in genere per analizzare un po' il rischio, no, della nascita del prodotto ad oggi, insomma. E so che mi ha mandato una presentazione, ma io non l'ho ancora guardata, non so, la proietto io, ti giro il... Sì, se riesci, sì, proiettala tu. Tanto utilizzerò giusto un paio di slide della presentazione perché molte cose le abbiamo viste utilizzando il sito web. Se Perfetto. vai avanti, ti dico io, perché ho preparato giusto un paio di slide che danno poi concretezza a tutti gli aspetti teorici di cui abbiamo parlato.
Dimmi tu dove. Ecco qua la performance dal lancio, l'abbiamo superata. Ok, scusami, la sto guardando un attimo che tolgo un paio di cose perché altrimenti non riesco a vedere tutto. Sì, brevemente in questa slide vediamo quella che è la performance dal lancio dell'Instructure's Portfolio, che come abbiamo detto è stato lanciato nel 2008. Abbiamo fatto un confronto che non è semplice per questo tipo di prodotti, non è semplice perché, come sottolineato, è un prodotto flessibile in cui quella che è la componente azionaria varia nel tempo e chiaramente sappiamo quanto importante sia l'asset allocation per poter confrontare un prodotto con un altro, mele con mele, pere con pere. In questo caso ci siamo affidati a Morningstar, che è un fornitore di dati che classifica sostanzialmente quelli che sono i fondi, tutti i fondi accessibili a quello che è l'investitore euro, e che li categorizza in diverse aree a seconda di quelle che sono le caratteristiche del prodotto. E questo prodotto, indipendentemente da Morningstar, è stato classificato come un bilanciato moderato, ovvero rientra in quell'universo di fondi che hanno una componente azionaria tra il 35 e il 65%, che è molto simile alle caratteristiche del prodotto, perché storicamente, come ho detto, poi lo vedremo, l'allocazione azionaria è stata intorno al 55-58%. Come possiamo notare, chiaramente, pur consapevoli che questa categoria è molto ampia e quindi un confronto è difficile da fare, questo ETF nella categoria in competizione con fondi a gestione attiva, quindi non soltanto ETF, fondi a gestione attiva rispetto alla media si è comportato molto bene, ha un rendimento annualizzato dall'anno medio del 7% ed è evidente anche quelle che sono le caratteristiche, ovvero un prodotto che ha la sua volatilità, proprio perché è una strategia che nasce per essere mantenuta nel tempo, una strategia che sfrutta anche fasi anticicliche. Se vediamo quello che è successo a dicembre 2020, in cui c'è stato un evidente segno di drawdown, possiamo notare due aspetti. Uno, un drawdown che è stato intorno al 25%, che è comunque molto inferiore rispetto ad alcuni indici azionari come lo Stoxx che hanno perso oltre il 30%, ma è stata anche la velocità di recupero da questo drawdown. L'ETF in circa 6 mesi aveva recuperato tutta la perdita fatta nel momento in cui c'è stata, diciamo, le vendite sui mercati innescati dalla pandemia, dal primo flusso di pandemia Covid, ed è un recupero molto più veloce rispetto a quello che si è visto per altri indici azionari, perché nello stesso periodo di tempo un indice come l'Eurostoxx aveva recuperato soltanto un qualcosa come l'80% dalla perdita. In questo caso invece è stato recuperato totalmente. Questo proprio per una delle caratteristiche del gestore, queste caratteristiche anticicliche, in cui non essendoci un controllo della volatilità, non è necessario vendere quando la volatilità sale, ma anzi si possono sfruttare quelle che sono fasi di forte volatilità per magari andare a incrementare leggermente quella che è la quota azionaria. Questo lo vediamo anche nella slide successiva, in cui nella slide successiva faccio vedere quella che è l'allocazione azionaria del prodotto dal 2010, quindi quasi dal lancio essenzialmente. E come possiamo vedere, ho calcolato l'allocazione azionaria media, che è questa linea bianca, che è del 58%. Ricordiamoci che il massimo della componente azionaria è il 70%. E come possiamo vedere, è variata significativamente nel tempo. Ci sono state fasi come quel 2020 che abbiamo menzionato, in cui è salita a livelli molto elevati, proprio per sfruttare la correzione del mercato. Ci sono fasi come quelle attuali in cui la componente azionaria è considerata cara, soprattutto in termini relativi rispetto all'obbligazionario, e quindi, pur non rinunciandoci, siamo sotto la percentuale media, siamo su valori un po' inferiori. Se vediamo la slide successiva, ho Stavo guardando, quindi fatto anche fondamentalmente non sì. è quasi mai sceso sotto il 50%. Ci sono E stati dei momenti, ad qui. esempio lui. Sì. Ok, no, sto guardando perché, scusami. Sì, no, però adesso se tirassimo una riga qua sul 50 Sì, sono stati pochi, quasi sempre. perché comunque sia bisogna sempre ricordare quella che è la filosofia del gestore, ovvero una strategia di lungo termine che nel lungo termine deve generare un qualcosina in più. E ovviamente nel lungo termine la componente azionaria deve esserci. È molto complicato andarla a portare al 30%. È qualcosa che è prevedibile dalla strategia,
però dovrebbe risultare estremamente cara la componente azionaria e soprattutto estremamente attraente la componente obbligazionaria. Un qualcosa simile a quello che stiamo vivendo ora, che è stata portata quindi intorno al 50% allocazione l'abbiamo vista, ma comunque la parte azionaria rimane importante nel prodotto. Se andiamo nella slide successiva, vediamo e diamo concretezza ad alcune delle cose che sono state fatte nel gestore proprio attraverso questa gestione attiva. Abbiamo menzionato marzo 2020, il picco della crisi corona. E anzi, dal grafico probabilmente non si vedeva bene, ma a marzo 2020, anzi no, non si vedeva, l'azionario è arrivato al 65%, quindi molto vicino a quel 70% che avevamo menzionato. Ma ci sono stati altri momenti molto importanti, ad esempio al culmine della crisi dell'euro del 2012, parliamo del culmine, quindi non prima, in cui lo spread, ricordiamo, sui BTP era salito tantissimo, in quel momento erano tornati interessanti da un punto di vista delle performance e il 9% del fondo era andato investito proprio in indici su titoli italiani. E poi abbiamo visto come lo spread è stato sostanzialmente recuperato dalle attività delle banche centrali. Le stesse situazioni simili lo si può vedere adesso nel 2023, in cui abbiamo esaminato precedentemente allocazione. Ci sono sia ETF smart beta, non l'abbiamo visto prima, ma ci sono anche ETF short duration nella parte obbligazionaria. Un peso importante è dato ad ETF che hanno una duration limitata. Questo perché ci troviamo in una situazione in cui i tassi si sono mossi molto e soprattutto le brevi scadenze rimangono molto elevate, quindi il gestore preferisce prendersi il rendimento che è comunque offerto alle brevi scadenze, senza però non rimanere troppo sensibile a una eventuale variazione ulteriore dei prezzi di interesse. Oppure un altro esempio è rappresentato chiaramente dal 2009, dopo la crisi finanziaria, in cui è aumentata la quota di paesi emergenti. Proprio perché, come menzionavo prima, erano particolarmente sottovalutati dopo la crisi e un'analisi della forza relativa ha portato a voler aumentare un po' il peso di questo segmento. E questo è proprio il valore della gestione attiva, quel valore che andiamo a pagare nel TER, chiaramente, ma che dà un qualcosa in più rispetto a costruirti il portafoglio da te. Perché poi un vantaggio, ricollegandoci anche alla domanda che mi hai fatto, di cui non avevamo parlato nel caso degli ETF a gestione attiva di questa tipologia, è l'efficienza fiscale. Perché pur ammettendo che un investitore sia in grado di attuare una strategia del genere e investire singolarmente nei vari ETF, ricordiamoci che purtroppo uno dei limiti italiani della tassazione è che le minusvalenze e plusvalenze non sono compensabili. E quindi nelle attività di ribilanciamento oppure nel Ah, voler quindi aggiungere. se all'interno del prodotto invece avviene questa Si compensazione. compensano, esattamente, perché è inserito in un fondo, come nelle gestioni patrimoniali. La tassazione viene pagata alla fine. Nel caso in cui dopo 10 anni vendi il portfolio, hai realizzato, ci auguriamo, un rendimento positivo del 100%, pagherai, ognuno deve valutare la propria situazione fiscale, ma per il contribuente medio pagherà il 26% sul capital gain. Però all'interno dell'ETF, tutte le attività che sono fatte dal gestore, sia di ribilanciamento che di cambio di prodotti, non sono soggette a questa tassazione, non si paga all'interno, non c'è questo tema. Quindi è un altro aspetto importante di cui tener conto nel prodotto. Ok, perfetto. Allora, ok, ci sono altre slide che vuoi. No, credo queste erano le più rilevanti. Poi magari la presentazione a chi ce la richiede possiamo anche condividerla. Ci sono altre informazioni, ma queste sono quelle principali. Ok, perfetto. Adesso mi sono preparato un altro paio di domande, no? Qui entriamo come dire, nel discorso costruzione di portafoglio e ETF fondamentalmente, no? Quindi io parto da un approccio, generalmente il mio portafoglio tendo a costruirlo con l'approccio core satellite, no? Quindi una parte, uno zoccolo duro, la parte core, fondamentalmente poi una serie di satelliti, li chiamo portafogli accessori, che attivo e disattivo a seconda del contesto di mercato. Ora, dal tuo punto di vista, questo ETF che abbiamo descritto oggi,
È un prodotto da utilizzare per la parte core, per la parte satellite, per entrambe, cioè in base anche alla tua esperienza, visto che sono tanti anni che avete messo questo prodotto, quindi avrai parlato con tanti risparmiatori privati, con tanti professional, consulenti, come viene generalmente utilizzato? Io ho un mio punto di vista, ma lo dico dopo fondamentalmente. Quindi se riesci, insomma, a illustrare la tua esperienza, diciamo così, di confronto con risparmiatori e professional per capire se lo utilizzano nella parte core, nella parte satellite o in entrambe. Per quella che è la filosofia del prodotto, idealmente questo dovrebbe essere un portafoglio fai da te che in un certo modo comprende entrambi, sia la parte core che la parte satellite. Perché? Perché per la parte core vogliamo ovviamente una serie di mattoncini chiave che determinano poi la parte portante, appunto il nostro portafoglio. Però per quella che è la parte satellite ci sono già una serie di strategie che parlavamo, queste strategie fattoriali, queste strategie smart beta, che in un certo senso sono quella ciliegina sulla torta che con un approccio satellite tu vuoi ottenere. Quindi per un piccolo risparmiatore, ma anche un consulente che deve gestire dei conti più piccoli, magari su cui non riesce a dedicarci un determinato tempo, questo portafoglio è un portafoglio fai da te, potrebbe essere lasciato là, su un orizzonte di lungo termine, proprio perché ha un po' tutti quelli che sono gli ingredienti che in un portafoglio, secondo il gestore e secondo noi, dovrebbero esserci. Su un piano concreto, è chiaro che dal mio punto di vista, anche sulla base di conversazioni che ho avuto, è un portafoglio che fa benissimo quella che è la parte core, soprattutto. Può rappresentare la sorta di universo di partenza, su cui puoi andare ulteriormente a costruire qualcosina in più, secondo poi quelli che sono i propri punti di vista. Magari si potrebbe costruire qualcosa in più in determinati cicli economici andando ad aggiungere le materie prime, come menzionato Gabriele, che mancano nella strategia. Oppure per il momento il comitato ancora non ha considerato molti ETF tematici in senso stretto. Quindi si potrebbe valutare, secondo il proprio profilo di rischio orizzonte temporale, anche di aggiungere qualche ETF tematico per dare ancora qualche pepe in più. Però sicuramente è un prodotto che la parte corta la fa bene e per quelli che sono gli investitori meno esigenti, che vogliono allocare in maniera efficiente i propri risparmi, può anche fare la parte satellite contemporaneamente. Chiaramente è importante considerarlo, non è un prodotto tattico, è un prodotto strategico, un prodotto che deve essere lasciato là per diversi anni, perché l'abbiamo visto, i drawdown ci sono, non c'è un controllo sulla volatilità vera e propria, se non quello dato dalla diversificazione e correlazione tra i vari comparti. Non è un prodotto per sfruttare il market timing che compri oggi per vendere tra 2 settimane, perché probabilmente per fare quello ci sono altri strumenti più efficienti con costi inferiori. Non ti serve l'ETF portfolio per fare quello. Però è un prodotto strategico che vale per la parte core e che fa anche un po' di parte satellite. Satellite. Ok, sì, io ho una visione similare, io ragiono per obiettivi finanziari e di costruzione del portafoglio, quindi per la parte core, soprattutto su risparmiatori privati o cose di questo tipo, può essere sicuramente una soluzione, ma lo vedo bene anche come parte satellite di un portafoglio. Ad esempio, il classico confronto che viene fatto tra questo prodotto è con i live strategy, no, di Vanguard. E vengono messi un po' come sulla torre, cioè o uno o l'altro. In realtà non sono così drastico nel giudicarli alternative, ma li giudico complementari, cioè uno può svolgere un ruolo del portafoglio, uno può essere affiancato e svolgere un'altra parte. Dipende, secondo me, dall'obiettivo finanziario della persona. Concordo anche sul discorso che sono prodotti di lungo periodo, non sono prodotti usa e getta, perché non stiamo comprando un asset, stiamo comprando un multi-asset tecnicamente, quindi stiamo comprando una strategia, come diceva prima. Io compro un unico ETF, è vero, ma all'interno di quell'ETF io trovo sia azioni che obbligazioni, quindi in realtà io sto comprando una pluralità di prodotti, di fatto, che li abbiamo visti anche prima, quindi senz'altro non è un prodotto usa e getta per fare trading o mordi e fuggi, ma sicuramente è una view di lungo periodo. Ok, sulla base di quello che abbiamo appena detto, no? Quindi ti chiedo di portare pazienza per l'ultima domanda, no?
Però sempre il tema di portafoglio, qui entriamo un po' più nel discorso della pianificazione finanziaria personale, quindi nel discorso obiettivi finanziari, ottica temporale, grado di rischio, no? Che sono quegli elementi che permettono a un investitore di personalizzare il portafoglio, no? Come se fosse un abito di sartoria. All'interno del portafoglio di un risparmiatore, questo ETF che ruolo dovrebbe andare a soddisfare? Cioè un risparmiatore, in che ottica lo dovrebbe comprare e un consulente in che ottica lo dovrebbe utilizzare all'interno del portafoglio della clientela? Certo, Qual è l'obiettivo allora, se... finanziario che vanno a soddisfare? Qual è il grado di rischio da associare a un prodotto di questo tipo? L'ottica temporale l'abbiamo già detta, è quella di lungo periodo, quindi non stiamo a tornarci, però il discorso dell'obiettivo finanziario, dal tuo punto di vista, per la tua esperienza di confronto e il grado di rischio, sarei curioso di conoscerli. Allora, si ricollega a molti dei temi che abbiamo toccato, ovvero che è un prodotto che per quella che è la filosofia di investimento, per come è costruita, per l'assenza di un controllo di volatilità e tutto il resto, si ben presta con un livello di rischio medio-alto, tipica per quelli che sono i prodotti ad alta componente azionaria, e su orizzonti temporali che sono abbastanza lunghi. E come discutevamo, non è un prodotto da prendere su orizzonti brevi, ma su orizzonti un po' più lunghi. Ci tengo a fare una precisazione perché questo prodotto, abbiamo fatto anche il parallelismo con prodotti simili che sono presenti sul mercato. Chiaramente credo che sia, da un certo punto di vista, magari leggermente più difficile utilizzarlo nella parte centrale del portafoglio perché è un po' meno prevedibile. È una delle connotazioni che dicevamo che deriva per alcuni ETF a gestione attiva, proprio perché non avendo pesi fissi tra le varie asset class, probabilmente è un po' più difficile per determinare quella che è l'asset allocation fondante del cliente oppure dell'investitore che si costruisce il portafoglio da sé. Perché questa componente azionaria, abbiamo detto, può oscillare dal 30 al 70%. Però guardando a quelle che sono state l'allocazione storica e guardando la filosofia dell'investitore, chiaramente possiamo ridurre molto quella che è l'oscillazione della componente azionaria. Perché pur potendo scendere fino al 30%, come avevi notato, Gabriele, è comunque storicamente intorno al 55%, può arrivare al 60, 65%, ma arriva in quel 65% proprio quando ci sono esigenze di mercato per fare quello, in cui ci sono delle opportunità dovute a un espandersi, cioè una correzione di mercato, al diminuire di quelle che sono le valutazioni che rendono i mercati quindi molto meno cari, che possono quindi anche andare ad aiutare l'investitore pure in questa meno prevedibilità del prodotto, perché non lo obbligano necessariamente a dover intervenire magari in assenza di liquidità. Perché se i mercati correggono tanto, magari un investitore non ha la liquidità per poter integrare il portafoglio acquistando altra componente azionaria. Questo te la risolve un po' l'ETF portfolio, che senza stravolgere l'allocazione potrebbe aumentare di quel 3, 4, 5% la parte azionaria, senza costringerti a rivedere quello che è il tuo portafoglio. Quindi, come menzionavamo anche, è un prodotto che per il risparmiatore privato può essere utilizzato benissimo per un piano d'accumulo, perché chiaramente è estremamente diversificato ed incorpora anche questi criteri di gestione attiva e ormai al giorno d'oggi su diversi broker è accessibile senza pagare le commissioni, grazie agli accordi che abbiamo fatto con Xtrackers. Ma può aiutare anche il consulente nella gestione, come dicevamo, di conti un po' più piccoli. Perché un aspetto importante del consulente è la relazione con il cliente. E chiaramente quando hai da gestire tanti portafogli, questo può diventare un po' più complicato. E utilizzare un prodotto come questo, che ti copre in parte la parte core, anche un po' la parte satellite dal nostro punto di vista, ti aiuta a fare poi un minor numero di scelte su altri strumenti, liberando tempo a dedicarti alla relazione, alla corretta pianificazione finanziaria, come menzionavi, perché il vero servizio al cliente da parte del consulente lo si crea con un'adatta pianificazione finanziaria per il raggiungimento di quelli che sono i suoi obiettivi. Chiaramente questo prodotto è per obiettivi di lungo termine, per chi vuole far crescere il capitale, però chiaramente non andando totalmente sull'azionario, quindi riducendo quello che è un minimo di rischio.
Ma chiaramente deve avere una certa propensione al rischio perché è un prodotto non garantito, è un prodotto che investe il 60% in azionario e così via. Ok, perfetto. Faccio una specifica su questo discorso perché abbiamo parlato all'inizio, poi non abbiamo approfondito la differenza, no? Questo prodotto esiste in due versioni, ad accumulo dei proventi e distribuzione. Quella distribuzione è molto semplice da comprendere, fondamentalmente paga periodicamente una cedola, un dividendo, no? Quindi un'entrata periodica fornisce all'investitore e quindi va appunto a soddisfare l'obiettivo entrata periodica. Quell'altro prodotto, quello ad accumulo, cioè la versione dello stesso prodotto ma ad accumulo dei proventi, non paga nessuna fonte di reddito fondamentalmente nel corso della vita, ma i proventi che vengono generati, ad esempio il frutto di dividendi degli ETF azionari o delle obbligazioni, le cedole delle obbligazioni, vengono automaticamente reinvestiti dall'ETF fondamentalmente. In questo caso, ovviamente, sul lungo periodo ha una maggiore efficienza a livello di performance. Quindi il discorso è questo: se uno ha come obiettivo l'entrata periodica, quindi deve avere delle entrate periodiche per arrivare a fine mese, colmare il gap pensionistico, ovviamente il prodotto a distribuzione è ok, ma altrimenti se uno non ha necessità dell'entrata periodica, conviene lavorare sul prodotto d'accumulo, che sul lungo periodo è decisamente più efficiente. Questo per restare in tema di obiettivi finanziari. C'erano alcune domande, ad esempio, Guido diceva come si fa a tenere il TER così basso, sebbene più alto degli ETF, abbiamo detto, ma comunque così basso rispetto ad esempio ai fondi a gestione attiva. È una scelta, perché quello che avevo menzionato precedentemente, anzi ringrazio per la domanda, è che una delle caratteristiche dei fondi è che hanno diverse classi di investimento a seconda dell'investitore e degli ammontari investibili. La verità è che nel caso dei fondi attivi, le commissioni di gestione che vede il cliente finale generalmente sono molto più alte rispetto a quelli che sono pagati da investitori istituzionali che possono mettere decine, se non centinaia, di milioni nel singolo fondo. Nel caso degli ETF, invece, questo non è il caso. L'ETF ha un'unica condizione per tutti quelli che sono i diversi possibili investitori, e quindi di fatto quello che succede è che l'investitore privato, che magari può investire poche migliaia di euro, beneficia delle economie di scala che vengono raggiunti grazie agli investitori più grandi, agli investitori istituzionali, perché sono prodotti che comunque raggiungono diverse centinaia di milioni di patrimonio gestito, che permettono comunque di ripagare i costi e anche assicurare una marginalità a quello che è l'emittente, chiaramente, però beneficiando di fatto del grosso dei soldi che al momento in Europa arriva ancora dagli investitori più grandi, dagli investitori istituzionali, da banche, fondi pensioni, assicurazioni e così via. E poi ovviamente è una filosofia di prodotto. L'ETF cerca di mantenere proprio per definizione quelli che sono i costi più basso possibili, proprio perché il cliente finale è abituato a questo tipo di caratteristiche. Quindi ogni volta. Per questo accade molto spesso, anzi, che con gli ETF, quando le masse crescono, le commissioni vengono abbassate. Perché più le masse crescono, più chiaramente le revenue, il reddito, i ricavi sul prodotto, sulla management fee crescono e i costi fissi rimangono generalmente gli stessi. E quindi questo permette di andare ulteriormente a limare quella che sono la commissione di gestione per andare a sostanzialmente favorire ancora di più quelli che sono gli investitori, quindi al loro beneficio finale. E quindi sì, sono più bassi per la filosofia del prodotto e per il fatto che esiste una unica classe, non ci sono diverse classi a seconda degli ammontari investiti, e quindi tutti sfruttano l'economia di scala raggiunte grazie ai soldi che arrivano dai grandi investitori. Ok, perfetto. C'era un altro paio di domande. Chiedevano: il prodotto ha distribuzione, con quale frequenza distribuisce? Allora, la frequenza è cambiata recentemente perché noi generalmente quelli che sono i nostri ETF a distribuzione fino a 2 anni fa, fino a un anno e mezzo fa in realtà, prevedevano la distribuzione di un provento annuale. Ok. Ora c'è stata una migrazione per i nostri ETF a distribuzione e abbiamo due possibili frequenze, semestrale o trimestrale. Ideale. Poi non è necessario
necessario che in ogni trimestre o ogni semestre l'ETF generi una cedola, perché ricordiamolo, l'ETF, anche il caso di ETF obbligazionario, non è un titolo di Stato che ha un BTP, che ha una cedola prefissata, che salvo il caso di default comunque deve essere pagata. Gli ETF non garantiscono, almeno i prodotti che esistono oggi, parlo per i nostri, ma anche per quelli degli altri emittenti, non garantiscono un dividendo, ma distribuiscono un dividendo anche in funzione di quelli che sono i flussi cedolari che entrano all'interno del prodotto, che in determinate fasi di mercato potrebbero essere non tali da giustificare un dividendo, perché sarebbe poco efficiente andarla a pagare. Ed un aspetto importante è che nel mentre, fino a quando questo dividendo non viene pagato all'investitore, comunque viene reinvestito per assicurare efficienza ed esposizione di mercato. Nel caso del portfolio income c'è stato un passaggio a un dividendo semestrale e la frequenza, che può comunque variare per ETF perché dipende anche dalle fasi di mercato, la frequenza ideale è febbraio e agosto. Febbraio si pagherà quindi il dividendo del semestre precedente, quello che va da giugno a dicembre, a seconda della raccolta che c'è stata, ad agosto quello del primo semestre dell'anno in corso, quindi da gennaio a giugno. Perfetto. E poi c'era Massimo che diceva, quando parlate di prodotto di lungo periodo, intendete sopra i 7 anni, oltre i 10, oltre i 15, cioè c'è un orizzonte temporale minimo dal tuo punto di vista? Generalmente quando si parla di lungo periodo si parla di almeno 7-10 anni. Poi la verità è che quello che osserviamo da un punto di vista concreto negli ultimi anni è che i cicli economici si stanno anche accorciando molto rispetto a quello che accadeva in passato. Quindi a volte il lungo periodo potrebbe essere anche concepito in maniera leggermente differente. Però la verità è che l'orizzonte temporale deve essere fortemente definito a seconda di quelli che sono gli obiettivi di pianificazione del singolo individuo. Chiaramente per poter beneficiare di questa strategia almeno un 7-8 anni idealmente il prodotto andrebbe mantenuto. Poi non vuol dire che se lo compriamo oggi e lo vendiamo tra 4 anni lo si vende in perdita. Però per volersi assicurare che comunque tutti quelli che sono gli strumenti utilizzati dal gestore possono in qualche modo riuscire ad essere sfruttati nel migliore dei modi, includendo varie fasi del ciclo economico. Sì, assolutamente, condivido anch'io, le statistiche in genere parlano di 7-10 anni, questo vale per tanti dati, compresi il drawdown, compresi il tempo di recupero dell'equity line, insomma ci sono tutta una serie di cose. Non mi riferisco a questo prodotto in particolare, ma ad esempio a portafogli di ETF, no? Quindi io mi compongo un portafoglio, un lazy portfolio, roba di questo tipo, e vedo che generalmente con un orizzonte temporale di 7-10 anni si tendono a ottenere risultati positivi, che non è una garanzia, però diciamo che i numeri dicono Certo. quello. Mi chiedono se è possibile rivedere il webinar. Assolutamente sì, i tempi tecnici al termine, ormai siamo ai minuti finali, e lo andrò a caricare sul mio canale YouTube. Credo che lo possa caricare anche Clino DWS, dopo poi magari ne parliamo un attimo e ci organizziamo. Quindi sì, lo potete rivedere, potete anche richiedere le slide di presentazione, dove facciamo vedere anche i contatti della società con cui potete interagire direttamente con loro per chiarire eventuali altri dubbi che dovessero sorgere. Michele chiede se si presta anche per fare un piano di accumulo, ne abbiamo parlato prima, assolutamente. Sì, può essere utilizzato anche in quell'ottica. Stavo guardando, Alessandro dice, sì, in realtà Alessandro, secondo me questa tua domanda in realtà l'abbiamo di parte già risposto, perché fondamentalmente si parlava prima, no, del fatto che adesso l'asset obbligazionario, cioè in pratica Clino illustrava come nell'ultimo periodo la quota di obbligazioni sia aumentata e quella di azionario sia diminuita, proprio perché si pensa che in questo modo sia più efficiente la gestione di questo momento storico dei tassi di interesse. Quindi credo che sia stata risposta alla tua domanda. Poi ci sono alcune considerazioni dove mi chiedono, in realtà a me credo, confronti con altri prodotti, altri emittenti, ma questi magari li facciamo in privato, quindi magari scrivete direttamente a me, rispondo molto volentieri, quindi non sono oggetto del webinar di oggi, però se avete ovviamente dubbi, domande, chiarimenti su queste cose,
mi potete contattare, come al solito rispondo molto volentieri. No, dicevo, facciamo vedere anche i contatti, no? Se qualcuno avesse dei dubbi o delle domande, stavo guardando qua in un page dove trovarli, non so se riesce a guidarmi. E in chi siamo? Ok, Sopra. perfetto. Eccoci qua. Perfetto, Contatti. eccoci qua, abbiamo tutti i dati. Qui trovate anche, vedete, il numero verde, trovate anche l'indirizzo email. Quindi se preferite un contatto telefonico, date un colpo di telefono, il numero verde rispondono in italiano, altrimenti mandate una mail e rispondono sempre in italiano. In conclusione, io ricorderei, non so se dopo vuoi aggiungere qualcosa, che saremo insieme, o meglio, in realtà l'intervento è di DWS. Io ho un cameo fondamentalmente comunque al Salone del Risparmio il 18 maggio, che è l'ultimo dei giorni, dalle 11 alle 12 nella sala Amber 3 ci sarà il seminario di DWS, no? Investire con gli ETF, scopre come e perché. E ovviamente mi hanno invitato, quindi ringrazio gentilmente di questo invito. Accetto molto volentieri il Salone del Risparmio per chi è soprattutto nell'ambiente dei mercati finanziari, è un'ottima occasione anche per conoscere gli emittenti, conoscere altri colleghi che svolgono questa professione, quindi ho accettato molto volentieri, farò una piccola parte all'interno del loro seminario, ma grazie mille innanzitutto per l'invito e ovviamente invito tutti quelli che saranno al Salone del Risparmio a partecipare a questo seminario. E lì al Salone del Risparmio, tra l'altro, DWS sarà lì 3 giorni, se non erro, quindi tutte le domande, dubbi, chiarimenti che mi possono servire su questo prodotto o su altri, perché ne hanno tanti quotati, possono rivolgere direttamente a Clino e a tutti gli altri dello staff. Dico bene? Esattamente, anzi, ci tengo a sottolineare che nel caso del Salone Risparmio il nostro intervento con Gabriele sarà educational, quindi affronteremo tanti temi, a volte anche ancora non ben definiti quando si parla di ETF, perché parleremo dei rischi della replica sintetica e delle differenze con la replica fisica, parleremo di come valutare la liquidità, di come viene trattato il dividendo all'interno di un ETF. Quindi per chi utilizza questo strumento e vuole anche fare magari un passo avanti, o anche per chi si approccia per la prima volta all'utilizzo dell'ETF, può essere chiaramente un webinar, un intervento dal vivo o che si può seguire anche streaming interessante per chiarire tanti dubbi sull'utilizzo stesso di un ETF. E lo faremo con Gabriele, per noi è veramente un piacere averti, quindi non vediamo l'ora di essere al Salone. È un onore anche perché è il primo seminario che faccio al Salone del Risparmio da tanti anni a questa parte, quindi è un piacere e un onore. Ok, io direi che abbiamo risposto a tutte le domande e ovviamente restiamo a disposizione. Se avete dubbi, domande e chiarimenti potete contattare me, potete contattare direttamente DWS e risponderemo molto volentieri. Io ringrazio Clino per aver partecipato, per aver accettato l'invito di partecipare a questo webinar. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato in diretta e che lo guarderanno in registrata. Auguro a tutti una buona giornata. Grazie a te Gabriele, ciao a tutti.